Ciao a tutti, oggi parliamo di certificati SSL, che cosa sono e perché sono diventati così importanti negli ultimi 2 anni. Google da gennaio 2017 ha iniziato a contrassegnare come non sicuri i siti web che non implementano un certificato SSL, mostrando un avvertimento che in alcuni casi potrebbe anche spaventare il nostro visitatore. Immaginate di essere un e-commerce e state per chiedere dei soldi a quel visitatore. Pensate si possa fidare del vostro sito web? Il protocollo sicuro HTTPS garantisce una connessione criptata tra il browser del computer di chi sta navigando il sito web e il server che lo ospita. Quindi tutte le informazioni che vi transitano, che sia una password o il numero della carta di credito, saranno al sicuro da occhi indiscreti. Allora, è importante abilitare il protocollo sicuro sul nostro sito web? Ovviamente sì, e lo era anche prima che Google mettesse paura ai nostri visitatori. Diciamo che l'intento di Google è quello di rendere internet ogni giorno un posto più sicuro. E sappiamo tutti che senza validi motivi siamo tutti un po' pigri nell'accettare i cambiamenti. In sintesi, perché devo abilitare il protocollo sicuro sul mio sito web? 1. Per garantire maggior sicurezza ai miei utenti. 2. Per rendere il sito web più sicuro alla percezione dei miei visitatori. 3. Per rendere il mio sito web più appetibile agli algoritmi di ranking di Google. Ebbene sì, l'HTTPS è un fattore di ranking e Google ha più volte dichiarato apertamente di preferire i siti web in HTTPS e quindi di agevolarli nei risultati di ricerca organica. Ok, vi siete convinti? E ora che cosa dovete fare? Non vi resta che contattare il vostro hosting service provider e chiedergli di attivare un certificato SSL. Non dimenticatevi però che non basta attivare un SSL, bisogna anche riconfigurare l'applicazione in uso, che sia un Joomla, un WordPress o un PrestaShop. In host includiamo un certificato SSL gratuito su tutti i nostri piani. Il servizio clienti si prende cura di configurarlo e installarlo per tutti i nostri clienti, senza che questo risulti un ostacolo all'implementazione. Nella prossima puntata continuerò a parlare di SSL, quante tipologie ne esistono e qual è il migliore per il nostro sito web. Quindi iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella per essere avvisati di quando pubblicheremo un nuovo contenuto. Grazie e al prossimo video.